Campioni, sono usciti i nuovi pacchetti di carte Pokémon e per questa volta ne ho comprati due con dentro tantissime carte e le più belle andremo a cercare nella Pixelmon. Quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Quale due apriamo? Direi partiamo con questo qua, con Gallade, che è un Pokémon bellissimo. E già da nazione mi stavo spoilerando cosa stavo per andare a trovare, quindi abbiamo già il primo codice da darvi. Ok, questo pacchetto lo mettiamo un attimo da parte e ragazzi, andiamo subito a guardare le carte che abbiamo trovato. Partiamo col primo pacchetto, Electric. Questo, ragazzi, si trova o vicino a casa nostra oppure nel deserto di Marci. Poi abbiamo Luvdisk, che si trova nell'oceano vicino alla zona di Roby. Ottimo. Gligar! Allora, per adesso abbiamo quindi tanti biomi diversi tra di loro, perché abbiamo Gligar che invece è nella mesa. Poi Wurmple si trova vicino a casa nostra. Rhyhorn si trova vicino alla mesa. Ovviamente l'acqua qua non si può trovare, quindi la mettiamo via. Lady pure via anche questa. Sligo di Isui! Questo, ragazzi, sarebbe molto difficile da trovare all'interno della Pixelmon, perché è un Pokémon di Isui. Quindi potremmo metterlo all'interno della sfida. Non male, non male, non male. Poi abbiamo un Electric. Questo, ragazzi, credo che si trovi sempre nella zona di Roby, se non mi sbaglio. Poi abbiamo la holo di Cramorant. Ok, mettiamo qua Electric, Cramorant, holo, ragazzi. Interessante questo da prendere, perché è un Pokémon molto forte. Quindi lo metto insieme a Sligo, che Cramorant dovrebbe trovarsi, diciamo, in natura mentre svolazza, quindi vicino a casa nostra. Lasciamolo qua in mezzo! Bello! Una carta V, ragazzi, Aerodactyl! Questa va assolutamente trovata, Aerodactyl, ragazzi. Lo possiamo trovare anche vicino a casa nostra, quindi lo mettiamo sempre al Cramorant. Poi abbiamo un nuovo pack, ragazzi. Vediamo in questo cosa andiamo a trovare e poi alla fine decidiamo quali Pokémon andiamo a cercare. Ovviamente rubatevi il codice il prima possibile e vediamo. Shuppet, questo si trova solamente nell'ultradimensione, ragazzi. Oppure no, Shuppet no, si trova nella zona di Buddy. Questo però è molto semplice da trovare, quindi lo mettiamo un attimo da parte. Machop, questo nella mesa. Pika! Pika Pika si trova vicino a casa nostra. Pantump, questo non l'ho mai trovato, ragazzi, ma essendo tipo erba, secondo me si trova vicino a casa nostra, insieme a Sudowoodo. Un'energia erba che non ci interessa. Sidra, ragazzi, è difficilissimo da trovare nella Pixelmon. Questo lo andiamo a cercare e lo mettiamo qua nella zona di Roby. Spino non mi interessa. Mienshao! Forte. Forte Mienshao, ragazzi, ci sta. Molto, molto carino. Questo trova vicino a casa nostra. Energia regalo holo. Questa potrebbe essere rara, ragazzi. Ditemelo voi nei commenti. Però non serve a niente. E Porygon! Questo è difficile da trovare, ragazzi. Questo è molto difficile da trovare. Ok, questo lo otteniamo tecnicamente solo nella zona di Mewtwo. Interessante. Le carte che ho selezionato, che andremo a cercare la Pixelmon, sono Rhyhorn, Mienshao, Electric, Sidra, Sligo di Isui, Aerodactyl V, Cramorant Holo e il nostro bellissimo Porygon Z. Non vedo ora, andiamo! E ragazzi, nella scorsa sfida mi ero fermato nella zona di Mewtwo e guardate cosa c'è, un Aerodactyl, ma è boss! Quindi non posso catturarlo ed era questa carta qua, ma lo troveremo vicino a casa nostra. Partiamo da qua perché potremo trovare già il Porygon, quindi 3, 2, 1, Alexa, imposta un timer di 20 minuti. 20 minuti. Molto bene, campioni! Ora dobbiamo aspettare che arrivi un Porygon da qualche parte, perché è molto difficile che spawni così in natura. Però voglio partire da questo perché appunto potenzialmente potrebbe essere il più difficile. Quindi vediamo un attimino e cerchiamo di attendere qua in zona un Porygon. E poi mi ricordo che l'isola di Mewtwo ha appunto delle zone specifiche, e questa qui dove c'erano le torri del Mewtwo e anche del Dragonite era la zona del Porygon. Quindi attendiamo un pochino e anzi voglio girovagare un po' questa zona qua. Magari io mi spona veramente un altro Aerodactyl, ma magari non boss. Aspetta! No, poi
Porygon non prendere danno. No, ma è un Porygon 2. Non è un Porygon Z. Dannazione. Sentivo un Pokémon prendere danno, ma non è il mio Porygon che volevo. Vabbè, sarà già passato un minutino e mezzo, ragazzi. Aerodactyl è completamente despawnato, quindi continuiamo ad attendere. Non ci credo! Mi ha spawnato un Aerodactyl davanti agli occhi! Ok, calma. Questo è il karma che mi vuole tanto bene, ragazzi. Quindi qua, Aerodactyl contro Bastiodon. Anche se non è proprio il Pokémon adatto da lanciarli in battaglia, però va bene così, va bene così. Proviamo ad abbassarlo un po' di vita. Magari spawna un Porygon intanto. Vediamo, vediamo, vediamo. Una Ultra Ball. Proviamo a catturarlo così al primo colpo. Aerodactyl, che in realtà in tutta la serie non l'abbiamo mai catturato. Quindi vediamo se riusciamo a prenderlo. Sta continuando a girare. Ah, forse l'abbiamo preso. L'abbiamo preso al primo colpo. Tanta roba, ragazzi. Aerodactyl. Cioè, ragazzi, ci ha spawnato veramente in faccia. Questa roba qua è clamorosa. Ok, attendiamo il Porygon adesso. Che dannazione, voglio quello vero. Quello che ci serve a noi, non quello lì. Eccolo! No, ragazzi, è spawnato. Ma è questa zona qua quella fortunata. Quindi, calma, è al 30. Potremmo potenzialmente provare a catturarlo in questo modo. E non so quanto tempo sia passato per due Pokémon, ma questo Porygon dobbiamo prenderlo. È sparita la ball. Mi sa che dobbiamo sfidarlo, ragazzi. Quindi, proviamo a prendere magari con questo Hippopotas al 35. Proviamo a fargli un bite. Bite l'ho abbassato di un bel po', forse un po' troppo, ma l'abbasserei ancora di un pochino di vita per portarla a vita gialla e andare direttamente in questo modo di Ultra Ball. Vediamo. È rimasto fuori, ma noi in realtà lo stiamo cercando di catturare. Va bene, va bene, va bene. Proviamo ad andare ancora di Ultra Ball, ragazzi. Vediamo un pochino. No, ancora. Dannazione a te. Dannazione, Porygon. Non abbiamo tanto. In realtà abbiamo tanto tempo, ma abbiamo tantissimi Pokémon da catturare più delle altre volte, perché appunto è un episodio speciale per i nuovi pack. Quindi vediamo un attimino. Un giro, due giri, tre giri di Ultra Ball, quattro giri. Preso anche il nostro amico Porygon. Ottimo, 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 ottimo. Adesso puntiamo i due Pokémon della mesa. Quindi abbiamo Rhyhorn e Mienshao. Andiamo, 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 andiamo. A Mienfo, scusatemi, non Mienshao. Però catapultiamoci direttamente. Zona, 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 zona mesa. Isola della mesa. Rhyhorn dovrebbe spawnare molto in fretta, ma l'ho messo all'interno dei Pokémon da catturare perché è molto difficile da catturare. Sapete che a me piace mettere un po' di pepe nelle mie sfide. Questo è Mienshao! C'è anche un Rhyhorn là dietro! Stanno spawnando un sacco di Pokémon. Mienshao al 59... Ho dei Pokémon adatti? Ho Garchomp che ha il 50, che non è per niente male, ragazzi. Almeno siamo abbastanza vicini. Però vediamo quanto danno mi fa. Lui mi ha tolto abbastanza, però anche io ho tolto tanto, ragazzi. Però io andrei di Dragon Claw per fargli un po' più di danno. Dragon Claw, ah no, lui mi sta ancora attaccando. Oh, ok, l'abbiamo abbassato di tantissimo di vita, ragazzi. Abbiamo Rhyhorn che sta andando via dal Volcarona. Non combattete tra di voi. No, Mienshao, Mienshao, per favore, guarda la tua carta qua che ti sta osservando per essere catturato all'interno della Pixelmon, caro Mienshao. Per favore, tre giri di Mienshao. Ho tirato fuori la carta, ragazzi. Mienshao si è sentito minacciato ed è stato catturato dal re dei Pokémon. Non mi interessa fare imparare mosse ai Pokémon. Però Rhyhorn è al 31, ragazzi. Non male, non male, non male. Quindi, Rhyhorn, è anche il tuo turno adesso. Takedown, non gli togli niente, ragazzi. Oh, Rhyhorn si è scatenato così di cattiveria contro il mio Bastiodon. Ok, 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 ok. Calma, 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 calma. Qua, Takedown. Mamma mia, ma è cattivissimo questo Rhyhorn, ragazzi. Ok, noi dobbiamo solamente cercare di abbassarlo un po' di vita, anche se stiamo facendo un lavoro non tanto egregio. Però dobbiamo controllare questa Ultra Ball. Due giri, ok, tre giri, ok. Tira fuori la carta del quarto giro! Mamma mia, ragazzi, molto bene. Non canto vittoria subito perché abbiamo ancora quattro Pokémon da poter catturare. Quindi, no, non voglio che tu ti evolvi, non mi interessa, ma sta... Ma cosa sta succedendo? Anche il Grottolo si sta evolvendo. Ma in che senso? Scusatemi, via! Cosa sta succedendo, dannazione? Adesso io andrei nella zona di Robby perché abbiamo tre Pokémon, ragazzi. Abbiamo Sligo di Isui, Electric e Sidra. Corriamo! Io, come sempre, lascio in giro un sacco di PC che poi non trovo più. Comunque stanno spawnando tantissimi Pokémon. Si vede sopra di me nella mappa che hanno tutti quanti questi pallini gialli. Quello è Electric! Quello è Electric! Calma, è al 45. Toglie tanto, ragazzi, però con Razorleaf dovremmo fargli un bel po' di danno col Grottle, quindi andiamo ancora di Razorleaf, anche se lui ci fa ancora più danno, però ce l'ha eliminato, ragazzi. Va bene, Hippopotas. Vai, no, perché Sandstorm, ragazzi? Ho sbagliato mossa. Ma io sbaglio mossa molto, molto facilmente. Andiamo di Bite. Non ci ha attaccato grazie probabilmente al Sandstorm. Un altro Bite. Ok, ok. E andiamo direttamente di Ultra Ball, ragazzi. Vediamo con la Ultra Ball. Ma hai pochissima vita, campione. Probabilmente con la Sandstorm, ragazzi, Sandstorm sta prendendo un po' di danno il nostro amico. Quindi speriamo che adesso entri. Due giri, tre giri.
4 giri. E Electric è stato catturato, ragazzi. Molto, 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 molto bene. Ora, vediamo di trovare Sligo di Isui, ragazzi, perché è fondamentale cercarlo in queste zone. Proviamo a vedere anche se si nascondono da qualche parte i Pokémon, perché abbiamo un sacco di pallini gialli in giro. C'è anche qua un sotto la mappa. Vediamo se c'è qualcosa qua sotto. No, non c'è nessuno. Qua abbiamo uno Snowware. Poi vediamo qua in giro che abbiamo. Là in fondo c'è un Ponyard. Qua abbiamo uno Swinub. No, ok, calma. Ci vuole tanto, ci vuole soprattutto tanta pazienza. Dopo dobbiamo anche andare a cercare direttamente come cavolo si chiama? Sidra, che è in giro per l'oceano. Quindi vediamo un attimino se qua in giro si trova il nostro bellissimo Sligo di Isui. Che è qua! Non ci credo! L'abbiamo trovato dopo un secondo che mi sono fermato a parlare. A che livello sei? Al 42, però è notte. La Dusk Ball dovrebbe fare il suo effetto. Quindi un giro, due giri, tre giri. Preso! Al primo colpo! Al primo colpo! Mamma ragazzi, oggi cosa sta diamine succedendo? Probabilmente la Pixelmon ci sta mettendo alla prova per il Cramorant, perché ci vorrà tantissimo per trovarlo. Però adesso noi andiamo qua direttamente nel nostro box PC, perché serve un Pokémon che vada bene in acqua. No, non voglio rinominare nessun box. Però vediamo se abbiamo dei Pokémon adatti. No, qua non c'è niente. Niente, non ho Pokémon da utilizzare in acqua, dannazione. L'evoluzione di Corphish mi servirebbe molto. Ma io direi, vediamo da qua in giro. Perché c'è un Pokémon totem in acqua, dannazione? Vediamo dal ghiaccio direttamente se vediamo un Sidra. Dovrebbe spawnare comunque, perché stiamo già caricando il Chunk qua nell'acqua. Però dannazione, spawnano anche sopra. Quindi dovrò andare un po' a nuotare in giro in realtà, tenendo sempre per esempio la testa qua fuori per vedere se sporano in acqua. Là in fondo già stanno già sporando un po' di Pokémon. Alexa, quanto manca alla fine del timer? Il tuo timer da 20 minuti restano 8 minuti. Abbiamo 8 minuti, ragazzi, per catturare Sidra e Cramorant. Non è per niente semplice come sfida, ma ce la possiamo fare. È uscito anche un Electric direttamente nell'oceano. Sidra, ti prego, fermati! Dannazione, non mi devi laggare, Pixelmon. Non mi devi laggare. E meno male che non sto più perdendo l'aria direttamente sott'acqua. Sidra, torna da me, bravo, bravo Sidra, dai. Che lancio ragazzi, al 32 con Bite li faccio tanto danno, no? Ok, è stato un danno moderato, ragazzi. Molto moderato. Ok, meno male che non c'è uscito nessun Pokémon leggendario in questa sfida, ragazzi. E Sidra, ti prego, fatti catturare. Siamo in waiting da un sacco. Fatti catturare, l'abbiamo preso per forza. L'abbiamo preso per forza. Catturato anche Sidra. Ora torniamo a casa per lui, ragazzi, per il nostro bellissimo Cramorant che spona nelle nostre zone. Ora, casa, dolce, casa. Abbiamo da prendere un Cramorant bellissimo. Spero che rimanga la notte, ragazzi, perché abbiamo le Dusk Ball e potrebbero darci veramente una grande mano. Non sta spawnando niente, ragazzi, dannazione. Qua c'è un Purugly, un Patrat. Là c'è un Tangela. Quello è un Cramorant! Quello è un Cramorant! All'otto? Ma mi spawna un Cramorant all'otto così, ragazzi? Cioè, è olo qua! Non puoi spawnarmi all'otto! Però è uscito fuori, ragazzi. Fa un po' ribelle questo Cramorant. Cramorant, utilizzo il potere che guardo la carta per farti catturare. Non funziona. Il potere di guardare la carta non funziona e prende danno mentre all'otto, eh? Calma! Calma, Cramorant. Se all'otto vuol dire che hai poca vita. Se prendi altro danno dal blocco è un bel problema, perché tu rischi di morire subito. Calmati, Cramorant, che sei un bellissimo Pokémon. Fatti catturare. Cramorant! Ragazzi, se perdiamo Cramorant così perché prendano dei blocchi a caso, mi arrabbio, No, è uscito ancora. Bravo Cramorant, che non prendi più danno. Ti prego. Preso. Ragazzi, abbiamo vinto anche oggi la sfida. Alexa, quanto manca alla fine del timer? Al tuo timer da 20 minuti restano 4 minuti. Abbiamo vinto la sfida in 16 minuti. Ciao!